Armando Mattioni, fondatore del progetto Unire dell'Amore, presenta. E amore a voi tutti e benvenuti a questo incontro d'amore. Cari amici, anche quest'anno abbiamo inteso la necessità di proporvi di poter partecipare insieme alla grande festa del Pesach. Quest'anno, a differenza degli altri anni, è un anno molto particolare sia per gli accadimenti planetari sia anche perché quest'anno il VES capita nello stesso plenilunio. Abbiamo festeggiato infatti la Pasqua pochi giorni fa e adesso ci apprestiamo nello stesso mese a festeggiare la ricorrenza del VESAC. Perché riproponiamo ogni volta il VESAC subito dopo la Pasqua? Proprio perché sono due festività che richiamano l'orientamento della nostra umanità, sia per la risurrezione rappresentata dal Maestro che risorge dal sepolcro, ma che simbolizza, come ho detto nel servizio della Pasqua, che sta a simboleggiare proprio la risurrezione delle nostre coscienze, la liberazione delle nostre anime dai secoli bui. Il Pesach è un momento magico, un momento cosmico in cui queste due grandi luci, sia del Buddha che del Cristo, nel momento astrologico preciso, riversano la loro unione, la loro luce e il loro amore dal Monte Kailash, questo monte sacro, a beneficio di tutta l'umanità, di tutti i rami di luce. È un evento cosmico, soprattutto perché è la testimonianza dell'unione, che tutto è uno, e quindi Oriente e Occidente si riuniscono sotto il vessillo dell'amore universale. E quindi il nostro intento è quello di riproporlo affinché anche noi nella nostra quotidianità possiamo liberamente e spontaneamente aprire i nostri pugni, stringere la mano del vicino senza chiedergli a quale culto appartiene, a quale razza, che colore della sua pelle e quant'altro. L'unione, la magnificenza di voler convergere tutte le anime nell'oceano di luce. Questo è quanto sta accadendo sul nostro pianeta, anche se apparentemente il virus ha gettato uno sconforto, il terrore e tutto quello che ne consegue attraverso le false informazioni, il disegno infingardo di chi si nasconde nell'ombra. Quindi, quest'anno, il Pesach assume un'importanza maggiore, proprio perché la nostra umanità, in questo momento, è chiamata alla scelta finale. Chi vuole stare sull'orizzonte del rinnovamento, del cambiamento epocale, e quindi prepararsi a predisporsi per un mondo di luce, e chi invece in questo momento nicchia ancora bisogno di rivendicare con la violenza qualunque suo diritto o presunto diritto, e comunque sono così lontani dal sentire d'amore che non potranno seguire tutti coloro che ascenderanno in una dimensione maggiore, in una frequenza di luce maggiore. È la selezione profetizzata da sempre, e lo stesso Maestro Gesù diceva appunto nel Vangelo
che sarebbe stata questa separazione dal grano e l'olio, affinché poi la nuova semenza potesse comunque ricondizionare rinverdire tutte le realtà esistenziali planetarie e quindi dell'intera umanità. Bene, allora, cari amici, questa ampia riflessione, questo invito all'unione, questa presa di coscienza affinché noi possiamo meglio comprendere il grande dono che abbiamo in questo momento di avere un corpo fisico e fare questa esperienza, essere testimoni di un grande cambiamento, di una realtà universale che in questo momento ci offre la possibilità di poter scendere e quindi affrontare totalmente in noi stessi la capacità di rivendicare la nostra sovranità per diritto di nascita divina. In realtà è un passo verso noi stessi, un passo decisivo, un passo importante affinché ognuno di noi potrà finalmente ritrovare in stato di coscienza la propria realtà di luce. Noi, come ho detto molte altre volte, siamo esseri di luce che al momento utilizziamo un corpo fisico. Questo corpo fisico è un reame di luce che va amato e rispettato, e anche in questo caso noi dobbiamo sviluppare e far fiorire uno stato di coscienza per amare e rispettare questo strumento, questo corpo, questo veicolo che ci consente di poterci manifestare su una frequenza di vita fisica per fare esperienze umane. Il Vesak anche quest'anno viene a bussare alla porta dei nostri cuori affinché questa grande festa mondiale, che dagli anni 30 del secolo scorso ha preso sempre di più la via di sollecitare uomini, popoli, culture dell'Unione. È una grande festa che riscalda tutti i cuori di tutti coloro che in questo momento mirano all'unificazione, alla fratellanza planetaria. Ecco, questa voleva essere soltanto una piccola presentazione, così come ho fatto altre volte, ma sicuramente il Vesak merita un'ampia riflessione, merita tutta la considerazione del fatto stesso dell'accadimento, dell'espressione di questi due grandi esseri di luce, il Buddha e il Cristo, che vengono a rinnovare le nostre coscienze, a sollecitarle nell'unione con il Padre, con l'Assoluto. Allora, vi lascio alle immagini che potranno integrare meglio e maggiormente quanto il Vesak offre a tutti quanti noi. Pace e amore a voi tutti. Il Vesak si celebra in occasione della luna piena del Toro. Celebra l'evento annuale in cui le benedizioni divine sono riversate sull'intero pianeta e su tutta la creazione di Dio in modo più intenso di quanto avvenga quotidianamente. La celebrazione del Vesak non è legata ad alcuna religione, viene praticata tutti gli anni da milioni di persone appartenenti a diverse culture religiose, appartenenti a paesi diversi, a colori e razze diverse, di lingua diversa. Questo Vesak, in modo particolare, è doppiamente importante, poiché la sua celebrazione, se fatta in modo appropriato, ci consente di lenire, ridurre, se non allontanare, le catastrofi che alcuni hanno predetto. Arginare quanto più possibile i progetti perversi di chi si nasconde nell'ombra. Il Vesak è la festa della luce e delle forze dell'illuminazione. Il Vesak
fa fluire sul pianeta le energie dello spirito di pace. Il Buddha ha intrapreso il sentiero della gerarchia solare. Ora il Cristo, suo fratello gemello, unisce l'umanità a Shambhala, il centro dove il volere di Dio è conosciuto. Il Vesak è l'unità tra l'Oriente e l'Occidente, tra mente e cuore, tra uomo e donna, tra spirito e materia. È unità nella diversità. Il Vesak è coscienza di gruppo, di cuore e di vita. Vivere nell'amore è vivere nel gruppo. Il Vesak è la festa della cooperazione planetaria e affraterna tutti gli uomini. La cerimonia dell'acqua spirituale o fuoco è la trasmutazione dell'emotività in amore, affermando la nostra sovranità per diritto di nascita divina. Mai come quest'anno, la ricorrenza della Pasqua e del Vesak che si manifestano nello stesso plenilunio sono così fondamentali per liberare le nostre anime dall'oblio dei secoli bui. Ecco quanto segue. Il vecchio ancora qui, seduto nella stessa posizione. Notiamo per la prima volta che il suo corpo poggia su una pelle di animale ed è completamente ricoperto di cenere. Gli occhi, come due fasci di luce, cercano ed incontrano immediatamente il nostro sguardo dicendo: cos'era quella domanda che fluttuava dentro di voi? L'interrogativo ci sorge dentro, sereno ma incontenibile. Dici, che cos'è in realtà il Vesak e perché bisogna che adesso la sua forza venga comunicata a tutta l'umanità? Il Vesak, come vi ho detto, è l'unione di due fratelli, comunione di quei due fasci di infinita luce che sono il Buddha e il Cristo. Vedete, inizialmente, secondo la tradizione, la cerimonia del Vesak commemorava la venuta, l'illuminazione ed infine la dipartita del Buddha. In realtà è qualcosa di più, perché significa la trasmissione, il rinnovarsi di un soffio di vita che permette agli uomini di maturare. Nel giorno del Vesak, il giorno che si annuncia con la luna piena, il risvegliato raccoglie alla fonte dell'universo, degli universi, la forza di apertura di cui gli uomini hanno enormemente sete. Egli la consegna al cuore del Cristo, che a sua volta, istantaneamente, la insuffla alla superficie di questo mondo. Così, ed ogni anno di più, amore e saggezza uniti vengono riproposti agli esseri umani, giacché rappresentano il solo ed unico motore per la soluzione di tutte le tensioni e quindi, cercate di capire, per la propulsione della coscienza verso le sue infinite cime. Guardate l'azzurro del cielo che si staglia fra le pareti rocciose di questo rifugio, è carico di semi di vita, i più potenti che possano essere concepiti su questa terra di materia. Danzano e gridano la gioia del rinnovamento offerto da Shiva. Shiva, questo nome suscita in noi una nuova sorpresa, perché porta con sé l'effluvio di un altro profumo ancora, il profumo, talvolta inebriante, dell'induismo. Abbiamo visto come il vecchio ha lasciato cadere questa parola, con uno sguardo ridente e malizioso, come per provocare la riflessione ben al di là dell'interrogativo. Ora porta lentamente la mano destra al cuore e riprende. Shiva risiede non lontano, è il Kailash stesso,
quella cima così bianca, così generosa che sicuramente avete visto prima fuori. Lo so, da voi si ride parecchio di queste cose. Riusciranno mai a capire che Shiva è un campo di energia, una forza cosmica che di quando in quando adombra una creatura, un luogo, lasciando puntualmente le sue tracce nella storia? Con questo intendi dire che il Cristo, il Buddha, sono anch'essi come altri campi di energia? Certo, ve ne parlerò in questi termini, perché sono in primo luogo elementi costituenti del grande motore universale che chiamate divinità. Sono raggi di coscienza totale, sebbene polarizzata, sono, per concludere, forze pronte, a seconda dei cicli, ad investire corpi che le attendono, che le chiamano e che si identificano con esse fin dalla più piccola delle loro cellule. Sicché vi parlerò soprattutto di questi principi, più che delle loro manifestazioni storiche, perché state pur certi, amici miei, che l'umanità dei prossimi 30 anni deve entrare in metamorfosi proprio attraverso l'azione di questi principi e con i loro campi di forza. Ecco l'uscita. L'unica, aggiunge infine il vecchio, coperto di ceneri con uno sguardo che sembra perdersi nel suo spazio interiore. Ma attenzione, continua con una voce che assume strani e focosi accenti di gioventù. Non c'è nessun ultimato imposto dall'onda di vita. L'unico è quello che gli uomini hanno costruito millennio dopo millennio, rivolgendolo alla fine a loro stessi. E questo ultimatum è un'autosanzione. Ieri, verso sera, quando il Tarboscia sventolava già alto sul pennone, nel mondo c'era una maggior quantità di esseri umani rispetto al passato, in grado di capire il significato profondo e urgente del suo appello. Allora, anche voi riferite che il Vesak non è più una festa fra tante altre, e neppure una cerimonia rituale come cento altre. Il Vesak diventa un'occasione, una proposta d'azione fatta ad ogni uomo della Terra. È il momento sacro, offerto ormai a tutti per canalizzare l'amore e saggezza. È la prima festa attiva che fa del popolo umano cosciente un elemento di trasmissione del divino. Oh, certo, vi avverto che ciò che avviene al di fuori, fra le pietre rosse di questa valle e al di là di quel corteo colorato che ieri si allontanava da qui in tutta magnificenza non è nulla, se paragonato a ciò che d'ora in avanti si produrrà in questa data, nel cuore di ogni uomo lucido. È soltanto una commemorazione simbolica e riduttiva. Il messaggio del Vesak è un messaggio di riforma, un messaggio che proclama la fine dei tempi in cui l'essere umano, nella sua globalità, riceveva solo passivamente e poteva soltanto riprodurre rituali. Da 10 anni ormai il meccanismo del semplice ricordo e dell'imitazione si diluisce e va cancellandosi perché si possa aprire l'era dell'azione e poi quella dell'essere. Un numero di uomini e donne sempre crescente volgerà lo sguardo e poi vorrà dirigere i passi verso questa valle, ma in breve troveranno soltanto gesti qua giù. Il vero Vesak si sposta, non abbiate paura di dirlo. Ed ora in poi sarà un evento simultaneo nel cuore di ognuno, ovunque si trovi. È dolcezza, ma anche un raggio che scuote gli uomini fino a far esplodere le corazze dell'ego. Siete pronti a tradurre tutto questo? Non avete paura? Allora riposatevi qui, nella vostra anima, e ascoltate. La follia sacra. I minuti scorrono ad uno, centrati sulle parole che abbiamo udito. Poi, d'un tratto, ecco che un pensiero prosaico irrompe in uno di noi, forse a tradurre la preoccupazione di riportare sulla terra densa il fuoco dell'insegnamento ricevuto. Ed ora, che farai tu? Ti accontenterai di continuare ad esistere come prima? Sentiamo che non c'è nulla da rispondere a parole, perché ciò che viene richiesto a tutti noi è di partorire noi stessi, nient'altro. La maturazione dell'anima non significa forse il suo ringiovanire? Compiere il passo decisivo verso se stessi non significa forse ritornare alle nostre rive d'origine, liberando il nostro essere dalle sue false rughe? Ascoltando il nostro monologo interiore, questa presenza così giovane,
o così vecchia, comincia a ridere, come già era accaduto in precedenza. Non sappiamo se dentro di noi qualcosa si unisce a quella risata, ma nei nostri cuori si produce un'apertura talmente forte, una specie di abisso di luce da cui sgorga una montagna così possente, un sole di pace. Sì, ringiovanire, ecco il nostro ineffabile destino, ecco la vetta alla quale aspira tutto il nostro essere, il punto di risoluzione di tutto il nostro errare, delle nostre giravolte, la ragione di tutte le equazioni che l'anima cerca di somministrare a se stessa. Ringiovanire per assomigliare di più a se stessi, ringiovanire per sapere chi siamo in questo luogo di vita in cui l'alfa e l'omega si uniscono. Dove andate, amici? Potreste rispondermi senza balbettare, senza riflettere, senza voltarvi indietro? Vorrei che imparaste a formulare la risposta in una sola parola, unendo in un'unica scintilla il vostro Oriente e il vostro Occidente, senza più oscillare tra ciò che siete e ciò che è il vostro riflesso. Per questo vi conduco su una montagna sacra, la vostra, che si erge sopra il vostro campo base, dove avete piantato la bandiera del Wesak. Salite sulla vostra stessa vetta, là, dove smetterete di divorarvi, là, dove tutte le sfaccettature della terra e del cielo che vivono in voi vi restituiranno il vostro vero volto. Per scalare questo versante ancora ignoto del vostro essere, dovete prima di tutto scoprire il significato e poi tutte le implicazioni di una parola chiave, il riconoscimento. Intendo dire che dovete riconoscere voi stessi. E non soltanto quali individui portatori di una scintilla divina, cosa di cui abbiamo già parlato molto, ma quali strumenti di riforma. Infatti, riscoprirvi quali siete, risolvere i vostri conflitti interiori, in breve, riconciliarvi con la vostra essenza può rimanere ancora qualcosa di astratto, se non esteriorizzate la gioia del vostro cammino verso la pacificazione. Dovete capire che il risveglio, incapace a generare altri risvegli, non può essere totale. Potete immaginare una goccia d'acqua incapace di bagnare? Eppure si direbbe proprio che siate come questa goccia d'acqua. La gioia della scoperta di tutto ciò che, lungo il vostro cammino, vi riconduce alla vostra dimora, deve sprizzarvi da tutti i pori. È questo che fa di voi, lì dove siete, al vostro livello, uno strumento di metamorfosi. Bisogna, amici miei, far uscire questa gioia e accettare pienamente di essere uno strumento. E per questo bisogna ancora spazzar via così tante maschere sociali, così tanti pudori. Cosa? Mostrare la propria gioia di scoprire la luce in sé e negli altri? È una cosa da farsi? Che cosa penserà la gente se si accorgerà non tanto di ciò in cui credo, ma di ciò che sto vivendo, di ciò che sperimento pienamente? Vedete qual è il passo supplementare da compiere? Bisogna infine avere il coraggio di essere. Lungi da me l'idea di mettervi sulla strada del proselitismo, nozione contraria ad ogni espansione armoniosa della luce, dal momento che illustra un altro rapporto di forza. No, vi parlo di un atteggiamento dello spirito, il cui profumo avvolge naturalmente tutto ciò che lo circonda. Questa gioia è il frutto del non attaccamento, di un abbandono del desiderio di apparire diversamente dal respiro del proprio cuore. La nozione di strumento, nel senso nobile del termine, nasce spontaneamente dalla messa in atto di questo principio. Per sbocciare dovrete passare attraverso un sacro abbandono che farà della vostra vita un servizio totale a tutto ciò che vi è di più bello e al quale non potrete davvero dare un nome senza imporgli dei limiti che egli non ha. So che l'ego recalcitra. Che gloria c'è nell'essere strumento? Lo strumento non è né l'opera d'arte né il suo creatore. Obiezioni alle quali rispondo che è ora di far tacere questa verbosità, la retorica e la trappola di coloro che hanno il tempo di osservare le connessioni dei loro neuroni. Smettete di concepire voi stessi nella nozione di separazione.
Non c'è mai stata una divinità da un lato e i suoi servi dall'altro, con l'unica funzione di lodarla e di farla crescere. La divinità è in voi e voi siete nella divinità. Entrambi, uniti nella coscienza dell'uno, siete la vita. In questo, il servizio costituisce l'essenza di coloro che hanno incominciato a riconoscersi. Non onorano una forza, ma sono essi stessi questa forza. Quanto al pudore, con questo termine intendo quella reticenza dell'anima che trattiene i profumi dello spirito che l'abita invece di diffonderli. Ecco un altro muro da abbattere. Il pudore tesse la propria tela partendo dalla paura di essere giudicati, ovvero di non voler apparire quali siamo in realtà. Non ha dunque più alcun ragione d'essere appena viene ritrovato il senso della propria nobiltà. Questa nobiltà è il frutto della giusta coscienza del compiere un'azione allineata con la giusta coscienza della fonte. Questa nobiltà, vedete, sboccia in seguito ad un allineamento dell'essere che ha ritrovato la limpidezza della propria traiettoria. Riconoscervi e accettarvi quale strumento di riforma, anche questo fa parte degli scopi della vostra attuale incarnazione. Ecco perché l'energia che viene a rinnovare il Vesak vi chiede di dedicarvi totalmente e quotidianamente all'attuale opera di trasmutazione che si produce intorno a voi e dentro di voi. Dedizione totale non significa azione forsennata, perché non è moltiplicando le azioni che troverete il vostro sé. Vi viene chiesto anzitutto di prendere posizione chiaramente, semplicemente e con fermezza, e una presa di posizione è un atteggiamento da cui si esclude ogni nozione di acquisizione di potere personale. Agire in questo modo significa far marcire interiormente i miasmi dei vecchi meccanismi di autoannullamento o di dominazione. Significa prepararsi a seminare rapidamente e con generosità intorno a sé. Naturalmente, mi direte, tutto questo è un po' come morire. Perché? Un po' soltanto? Diciamolo pure, bisogna morire del tutto, completamente. Morire rispetto ad un vecchio modo di ragionare che vi ha logorati abbastanza, uno dopo l'altro. Quando contemplo lo stato globale di questo mondo, mi dico che è incredibile che ancora vi siano dei membri della grande famiglia umana disposti a mantenere e a difendere l'ordine attuale. In nessun modo la morte iniziatica che vivrete, sì, ho proprio detto vivrete, deve assumere l'aspetto di una lotta contro questi membri della vostra famiglia. Elevandovi interiormente, non lotterete contro gli uomini, ma semplicemente smetterete di offrire il fianco a certe idee, a certe pulsioni, che così come si sono nutrite di voi fino adesso, si estingueranno da sole. Il senso della riconciliazione con sé, passando attraverso l'accettazione di questa morte, vi condurrà pian piano a far deragliare i vostri governi dai loro sistemi di logica, loro sorte inevitabile. Non appena il governo interiore di un numero crescente di persone cambia orientamento, come potrebbero i governi sociali e politici resistervi? Dovete esserne felici, consapevoli del fatto che la qualità della vostra pace interiore a determinare più che mai l'entità della svolta che questa umanità deve imboccare. Dovete trovare il vostro punto di equilibrio nel cuore stesso dello squilibrio, ridefinire il mondo dentro di voi, amarlo dentro di voi, ripulendolo dalle interferenze. Non è forse un bel compito? Certamente richiede un po' di follia lanciarsi in questo programma, sono d'accordo con voi. Ma è anche evidente che queste mie parole toccheranno solo quelli che sono abitati da una sorta di follia sacra, la follia dei ricostruttori. I ricostruttori sono coloro che in giro per il mondo hanno già cominciato a tessere con la loro stessa presenza o con la loro azione una rete sotterranea gigantesca attraverso la quale un soffio nuovo sarà offerto all'umanità. Questa rete è al di là di ogni organizzazione ed anche voi ne fate parte non appena qualcosa comincia a germogliare interiormente, sospinto dalla volontà d'amore, anche se per il momento vi sembra ancora qualcosa di indefinito e di molto imperfetto. Questa rete, amici miei, è indistruttibile perché è motivata da uno stato di emergenza che il vostro mondo percepisce nelle sue stesse fondamenta.
è dettata da una necessità vitale che sfugge completamente ai maestri di delirio dei vostri governi. È il fermento di un'ondata prodigiosa che fin d'ora potete prepararvi a vivere e a mettere in atto nel vostro spirito. Non temiate di essere un po' pazzi, liberando il cuore, la speranza, la gioia, ciò che irradiate. Dichiarerà alla faccia dei totalitarismi di tutti coloro che le carte sono ormai sul punto di cambiare, perché avete iniziato a ritrovarvi. I fratelli del Wesak e di Shangri-La vi chiedono solennemente di farlo, e non sono una forza fondamentale esterna a voi, bensì la parte luminosa di voi che palpita nel vostro petto. Il Wesak è una sfida pacifica che si irradia dalla sommità del capo di tutti i ricostruttori. Essa viene a suonare a morto, in voi e fuori di voi, la campana di tutte le chiese settarie, di tutte le catene alle quali si vorrebbero legare le coscienze e i corpi. La bandiera del Wesak, d'ora in poi, si situa per la terra intera, al di là delle chiese e delle credenze. È gioiello al quale ogni uomo può aspirare alla fine delle sue peregrinazioni, simbolo di ciò che vi è in lui di più puro, la sua eredità ultima. Piantate questa bandiera in voi, perché la sua presenza è come una fonte cristallina sotto la quale laverete via da voi la polvere dell'oblio. In questa bandiera, asse della vostra dignità ritrovata, si risolvono tutti i fanatismi e tutti i dubbi che sono andati a ricoprire la vostra realtà prima. Sia chiaro che qui, davanti a voi, in questa grotta, non sono venuto a predicare una nuova dottrina. Non esiste nessuna dottrina del Wesak. Non c'è nessuna dottrina che può far sì che l'uomo diventi semplicemente umano e poi davvero uomo. Qualsiasi predica e dottrina è regolarmente dispensatrice di nebbia ed ha sempre qualcosa a che vedere con l'ingozzare le oche. Di tutto ciò che io vi ho offerto con la mia presenza, solo tre parole dovete ricordare, se questo può aiutarvi a respirare meglio: amore, pace e riconciliazione. In queste parole risiede tutta la mia conoscenza. Se vi aspettavate altre rivelazioni, siete pur sempre liberi di camminare ancora un po' con il vostro fardello. Anche questa scelta fa parte della vostra nobiltà, non dimenticatelo, perché nessun libro, nessun maestro di saggezza ha il potere di portare lo zaino al posto vostro. Siete voi, voi soltanto che potete decidere di deporre i bagagli nel giorno in cui comincerete ad aprire l'orecchio e l'occhio. Lo scopo, vedete, non è imparare altri rituali, né un nuovo credo per l'era che comincia. Lo scopo non è neppure di far sedere sul trono un determinato essere di luce a capo di una nuova gerarchia spirituale. Il credo e i troni hanno sempre la brutta tendenza alla pietrificazione e poi a pietrificare ogni cosa intorno a sé. Lo scopo è il cammino che porta da voi stessi a voi stessi. Lo scopo è ritrovare voi stessi. Punto e basta? Certo che no. Punto di inizio, punto di infinito. Volevo affidarvi qualcosa in più, dice con dolcezza, ma no, il resto della vostra storia, la parte migliore, tocca a voi scriverla. Anche se non credete a nulla di quello che avete ascoltato, forse sarete almeno pronti per porvi delle domande. La nostra missione e di rendervi consapevoli della vostra magnificenza e di aiutarvi a elevarvi sopra la violenza senza senso, la sofferenza e la paura che di questi tempi è il maggior punto focale del vostro mondo. Lasciate andare la paura del passato e del futuro. Eliminate i controlli emotivi e mentali che gli altri hanno su di voi e diventate lo spirito libero che avreste dovuto essere. Dovete accettare chi siete, come siete allo stato attuale, e dovete cercare di diventare la persona migliore che potete essere attraverso l'analisi delle vostre attitudini, delle vostre credenze, delle abitudini e debolezze. Coloro che vi causano fastidio e disagio interiori sono i vostri migliori maestri. Essi vi fanno da specchio e vi rimandano ciò che deve essere rilasciato dal profondo per poter essere guarito. Mentre cambiate la vostra percezione, anche le persone intorno a voi cambieranno lentamente,
oppure si allontaneranno a poco dalla vostra vita. Avrete imparato le lezioni che vi hanno offerto, pertanto non avranno più alcun impatto sulla vostra realtà. Imparate a parlare con gentilezza, perché le parole possono ferire in modo profondo. Imparate ad ascoltare la piccola, chiara voce interiore. Se avete dei dubbi, se vi sentite tristi o a disagio per qualcosa, significa che quella non è la strada migliore. Se ciò che fate vi porta gioia, allora sappiate che quella è la cosa più giusta da fare. Non permettete a nessuno di scoraggiarvi. Seguite il vostro cuore e lasciate che lo spirito sia la vostra guida. Noi siamo i vostri custodi e protettori e vi siamo sempre vicini per guidarvi, ispirarvi e proteggervi. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.